Seminiamo la città e lo slogan di Bioest dell'edizione 2014 che torna in Piazza Sant'Antonio il 7 e l'8 giugno. Non so se chiamarti consigliere Cimolino o se Cimolino, se invece. Tiziana, per me Allora, piace così. Tiziana, sono 2 giorni in Piazza Sant'Antonio, quindi comunque anche un po' in mezzo alle piante. Cosa ci dobbiamo aspettare di questi 2 giorni? Allora, intanto è una giornata di festa, è una giornata di festa e una grande fiera del biologico, come sempre BioEst, 180 postazioni, per cui abbiamo la possibilità di vedere tutto il mondo del biologico, sia a livello, della nostra regione, ma anche ampliato in altri amici che vengono da fuori, sia da fuori regione, ma anche da fuori, Italia, abbiamo Slovenia e Austria. E, oltre al mondo del biologico, naturalmente ci sono le associazioni che ci danno una mano, circa una cinquantina come ogni anno, e che animeranno tutta il sabato e la domenica con un programma che è nutritissimo, fatto su 3 piazze, quindi fatto su Piazza Sant'Antonio, Piazza Ponte Rosso e un altro punto cosiddetto benessere in zona laterale al canale. Senti, dove sta la Zumba? Che tanto ormai qualsiasi manifestazione, se non c'è Zumba, non si fa. Allora, diciamo che è una cosa che va molto tra le ragazzine, piace molto. E non solo le ragazzine. E anche alle ragazzine di tutta l'età, insomma. E quindi naturalmente piace molto e quindi il punto Zumba è stato richiesto dalle nostre giovani amiche e quindi abbiamo voluto fare questo. Ma abbiamo tante altre presentazioni. Questa è la presentazione di un corso, come sono anche altri. Abbiamo dal yoga, il tai chi, poi abbiamo shiatsu, hula, qigong e quello che vogliamo di più, insomma. Quindi si potrà fare un'esperienza di questo tipo, si potrà seguire qualche conferenza su qualche tipologia di produzione biologica o delle cose, degli argomenti correlati, oppure eventualmente avremo la possibilità di ascoltare musica o di vedere artisti da strada nelle loro esibizioni. Quindi una tipo fiera vecchio stampo, quasi un po' d'altri tempi. Senti che ti chiedo, ci sono anche, BioEst, mi ricordo, c'è anche sono le parti dove anche se smagnazza, però ovviamente in maniera Allora, biologica, cosa diciamo c'è che quest'anno? intanto non c'è un granché di smagnazzo, cioè diciamo che tendenzialmente intanto noi non abbiamo carne, quindi abbiamo un menù sempre vegetariano e avremo la possibilità di assaggi, qualcosa anche da mangiare, sicuramente ci sono degli stand gastronomici, ma tutti quanti nell'idea del benessere del vegetariano e del biologico, quindi molto soft. Almeno non so che porta via la barra ai locali No, vicini. infatti non siamo assolutamente in concorrenza perché è una fiera tipica a tema e quindi anche cioè, c'è la possibilità di provare altro, insomma. Senti, con tutte le schifezze che ci sono nell'aria, nell'acqua e quant'altro, quanto si riesce veramente ad avere biologico? Perché sai, quando parliamo di bio si parla in teoria di cose sane, però nell'ambito, visto che è tutto contaminato, è un po' dura. Beh, Lasciando perdere l'OGM, altre cose, proprio parlando di cose semplici. allora, sicuramente è vero il discorso della contaminazione, delle problematiche legate a questo, però è anche vero che possiamo fare qualcosa per quanto riguarda la nostra salute. Sicuramente coltivare in maniera biologica significa non creare impatto sul terreno, significa non lasciare agli altri, quelli che verranno dopo, una situazione peggiore di quella che abbiamo oggi.